Ostuni Notizie. Il sindaco che ha presieduto il varo del progetto e il sindaco che presiede l'inaugurazione, due ostunesi doc per una realtà straordinaria. Domenico, qualche giorno fa a San Vito eri orgoglioso perché sempre di Gala si trattava, oggi l'orgoglio è doppio. Una città del profondo sud come Ostuni debba dimostrare sempre di avere la capacità di utilizzare le risorse, di metterle al servizio delle comunità, e gli amministratori che si spendono veramente con uno spirito di servizio sempre più difficile con le difficoltà che ci sono. A parità di condizioni io penso che non abbiano niente da invidiare né ai nostri amici del nord né a quelli dell'Europa. Noi eravamo il sud dell'Italia, non vogliamo essere il sud emarginato dell'Europa. Facendo queste cose, utilizzando al meglio le risorse, non creando nuovi volumi ma recuperando e ristrutturando vecchie, diciamo, edilizie industriali dei primi del Novecento, penso che abbiamo fatto un buon servizio. Tra l'altro, attraverso un lavoro che mette insieme enti locali, associazioni, rappresentanti di imprenditori privati al servizio di una realtà, di una comunità che poi è questa zona nord della provincia che, come sapete, rappresenta magna pars di questo territorio. La sinergia di varie forze, di varie componenti che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera e la trasversalità politica, perché quando si lavora per il bene della comunità non c'è tessera di partito, non c'è appartenenza, e questo lo abbiamo sempre dimostrato anche in tempi non sospetti, quando le parti nostre erano invertite. Domenico alla guida della città e io all'opposizione della sua amministrazione. Nelle battaglie importanti, nei momenti cruciali, la compattezza di una parte politica, a prescindere, ripeto, dalla destra, è fondamentale per il buon successo di qualsiasi azione si voglia intraprendere. E oggi inaugurare questa struttura è, non dico il punto d'arrivo, ma il punto di partenza per un turismo che vede Ostuni in crescita fortemente all'interno di una regione che il cui brand oramai è a livello internazionale, e noi abbiamo bisogno di queste strutture. Questa nasce da un'idea che abbiamo avuto un po' di anni fa, ed era quella di creare un centro polifunzionale per l'accoglienza turistica. Che significa questo? Significa che noi non vogliamo solamente avere gli uffici qua, ma accogliere anche tutti i visitatori del territorio dell'Alto Salento in una struttura capace di offrire qualcosa in più. Siccome oggi si parla di turismo sostenibile e soprattutto quei turisti che vengono qui per fare anche il turismo esperienziale, questa struttura ha le potenzialità, le capacità di fare questo anche. Abbiamo un centro per fare attività conferenziali, abbiamo un'aula multimediale con 20 posti, abbiamo una scuola, una cucina didattica, abbiamo un laboratorio tecnico polifunzionale anche quello per fare scuola di artigianato e antichi mestieri. Quindi abbiamo un po' tutto, diciamo, a disposizione del turista o del visitatore del nostro territorio. Quando si lavora e si fa squadra si ottengono grandi risultati, e questo è uno di quelli. In questi anni di programmazione del GAL, dove io ho partecipato come sindaco, abbiamo raggiunto tanti bei risultati, questo di stasera è uno dei tanti. Io mi auguro che per i fondi prossimi della Comunità Europea non si continui a perdere tempo come la Regione sta facendo. Tengo a precisare che sono passati già 2 anni, dal 2013 al 2016, e ancora non c'è nessun bando per quanto riguarda i fondi europei. Sono preoccupato di questo perché la programmazione europea va seguita e va seguita bene, ma siamo in forte ritardo per errori fatti dalla Regione Puglia e da questo governo regionale.